Moltissimi italiani si rovinano alle slot machine, rovinano se stessi e la propria famiglia. Lo Stato non fa nulla per salvaguardare questa gente labile, per lo Stato questi rappresentano un cospicuo introito, il gioco è tassato e rende bene, i giocatori sono polli da spennare. La gente labile non solo rovina se stessa, ma rovina tutta l'Italia. Persone facilmente circuibili, tramite la propaganda, vengono adescate ed indotte a votare per determinati schieramenti politici che stanno rovinando il paese. I creduloni che pensano di potersi arricchire giocando alle macchinette sono gente pericolosa e va interdetta, non riescono a distinguere la realtà dalla fantasia, alla stessa stregua di come si illudono di vincere al gioco, credono anche alle fandonie di chi fa politica, sono malati e non capiscono che i nostri governanti da loro votati stanno facendo gli interessi delle caste, rubano i poveri per dare alle banche, i partiti ottengono voti prevalentemente circuendo questo tipo di individui, i partiti sfruttano gli allocchi per mettere a governare degli impostori che rovinano tutti gli italiani, anche quelli che intelligentemente non hanno votato la casta. Un allocco non è pericoloso solo a se stesso, ma a tutta la collettività. Il suo voto mette nei guai anche la povera gente che non ha modo di difendersi dai soprusi dei potenti. Togliamo la possibilità a questa gente malata di votare, non sono in grado di intendere e di volere, togliamogli la possibilità di maneggiare denaro contante e diamo loro delle carte di debito che non permettano di spendere soldi nelle macchinette e negli alcolici. La sicurezza di ciò che è familiare, la tranquillità della ripetizione. Porca vacca!